Musica per le mie orecchie. Senti come brucia la lava del paradiso. Serve a smembrare angeli. Un hobby serve a tutti. Spero ti sia rimasto qualcosa per me. Cercherò di non divertirmi troppo. Ma che peccato! Questo non chiama combattere! Pensavo fosse il cavaliere più terribile! Siamo stati ingannati. Guerra. E gli altri ci sono.
forze più potenti all'opera qui. Sentinella, aiuto. La signora! Qualcosa non va nel mondo. L'equilibrio delle cose è in pericolo. Forza, avvicinati. Lo chiedo sia all'angelo sia al demone. Siete qui di vostra spontanea volontà? Le cavità esigono una risposta. Sì, signore delle cavità. Anche io. Combattete entrambi questa guerra dall'alba dei tempi. Siete stanchi, ma la vostra immortalità vi nega il riposo eterno. Solo il signore delle cavità può darvi questo. Il riposo finale. Le vostre anime non saranno più riutilizzate all'infinito per combattere per inferno. E voi siete finalmente liberi! Possente creatura si è svegliata. Ignara pedina dell'Arso Consiglio, sai almeno dove ti trovi? So esattamente dove mi trovo. Il puzzo ti tradisce. Le cavità sono un vero e proprio inferno. Lo sono, ma sono un inferno dove solo io regno. Cosa gli hai fatto? Niente che non desiderassero. L'ignoranza ti si agge in faccia. Le vere conseguenze di questa cosiddetta guerra per l'equilibrio sono oltre la tua comprensione. Forse dovrai prendermi la tua anima. Una sentinella, una conferma di ciò che già sospettavo. Sei solo una marionetta. Il consiglio ti sta usando per mettere in atto le sue macchinazioni. Basta! Al contrario di te, non sono qui per un guadagno personale. I sette peccati capitali devono essere eliminati una volta per tutte per proteggere l'equilibrio di cui ti fai beffe. Non mi fermerò. Dice il vero, signore. E sa essere molto testarda. Le tue parole non hanno alcun peso per me. Sono solo bugie. Mostra la tua fedeltà, Lady. Questo è più di una prova di combattimento. È una dimostrazione, cavaliere. Sei veloce in combattimento e la tua frusta è pronta a schioccare. Ma la vera giustizia richiede vera saggezza. Se questo fosse stato un test, avresti fallito. Saper resistere al puro istinto è un tipo di forza ben diverso. Risparmiami le tue perle di saggezza. So quanto valgo. Quando il consiglio lo vedrà, solo io potrò guidare i cavalieri. I sette saranno distrutti, e con loro la visione di un mondo molto più meschino dell'apocalisse che già conosciamo. Molto bene. Allora ti servirà questo. La forma del fuoco. Per quale motivo?
Persino io riconosco che prima o poi tutti dobbiamo scegliere da che parte stare. Prendi quest'arma e sappi che io ho già scelto la mia. Ma fa attenzione, cavaliere. L'universo ha molte sfaccettature. La tua sopravvivenza dipende da ciò che hai imparato. Devi aprire gli occhi per vedere oltre. Oltre a ciò che scorgi riflesso nello specchio. Bene, possiamo andare ora? Non ancora. Dobbiamo discutere della faccenda di Abraxis. Abraxis? Bene, ne infido. Perché la Terra sia salva, deve essere distrutta. Egli minaccia il tuo prezioso equilibrio. Devi portarmi la sua anima. Capisco. E vuoi che sia io a farlo? Chi meglio di te? Ci penserò, ma non garantisco nulla. Allora tu e la tua sentinella potete andarvene.